sono i primi 90 minuti di stagione per il Corticella, i primi 90 minuti in trasferta invece per il Prato, reduce dalla vittoria 1-0 di misura, non senza difficoltà, contro il Fiorenzuola. L'arbitro di questa sfida è Enrico Gemelli di Messina, completano la terna Cardinaletti, Di Fabriano e Lauri Di Gubbio. Pallone subito nel mezzo, ha provato il primo squillo il Corticella, Giannini. Parte il cross nel mezzo, Giampa stacca di testa, la palla viene messa fuori, poi ancora in questo caso la conclusione di Melandri, insomma l'embrione di quella squadra prevedeva anche Cosner, attuale difensore centrale del Corticella. Opportunità Prato, Ortolini e poi la traversa di Melandri, non è finita, quasi hanno trovato l'11 e il 9 della Corticella. Dall'altra parte verticale per Melandri che cerca lo spiovente, palla fuori sul fondo, Pescatore innesca sulla destra Giannini, ancora Giannini, va fino in fondo, prova a saltare Tomi, lo lascia lì, Giannini nel mezzo e poi il tocco sotto, tanta confusione, attenzione, l'arbitro va a fischiare, però non dovrebbe essere calcio di rigore, questo volevano i tifosi di casa per provare a vincere questo campionato. Marini lasciato lì, ancora pallone nel mezzo, lo scarico, la botta secca, è il vantaggio del Corticella, ha segnato il numero 7 Grazia, il capitano, dopo 20 minuti arriva il primo gol storico in Serie D per il Corticella. Allarga bene, l'intuizione è buona, sulla destra ci può stare il cross nel mezzo, arriva Spinoza, il piazzato, fuori però può dire di essere a pieno titolo giocatore della Juventus Frabotta, giocava proprio con Negri. Nel frattempo attenzione dall'altra parte, chance importantissima per il Prato, palla centrale per Pescatore che si gira, trova il compagno, ottima l'intuizione per Giannini che va col destro, esce Nannelli, attenzione perché poi riesce Nannelli a cercare Marini che carica il destro spizzato, calcio d'angolo ma non si batte perché finisce così il primo tempo, Corticella 1, Prato 0. Dovrebbero essere usciti quindi Graziano e Pescatore, nel frattempo Prato in trasferta a Corticella, attenzione opportunità subito per Ciccio Tavano che segna così con il primo gol in Serie D di Ciccio Tavano, dopo 6 minuti del secondo tempo ha segnato ben oltre 100 gol nel calcio professionistico, ma questo è il primo nel calcio dilettantistico per questo caso Calamai, tocco di ritorno sempre in quella zona dove c'è Marini nel mezzo e poi Melandri ad un passo dal pallone del 2-1, sbaglia tutto però masticando il destro. Calosi prova a danzare sul pallone, poi il suggerimento è per Spinoza che ci arriva un po' in ritardo ma ci arriva, poi Tavano, il tapin, palla ancora lì, rimette nel mezzo a cercare Melandri, tra l'altro vanta un'esperienza, anche più di un'esperienza nel calcio britannico. Nel frattempo attenzione, errore difensivo abbastanza grosso del Corticella ed è cartellino rosso, era rimasto da solo Melandri contro la porta del Corticella, ora vediamo chi esce, l'espulsione, fatto sta che è una chiave di svolta importantissima in corsa lunga, Tavano, Garoia, non è finita, ancora Tavano, la giusta, palla sul destro, Tavano cerca lo spazio per il tiro, spazza via il Corticella, altra chance adesso discesa per il Prato perché adesso è il momento cruciale del match, un quarto d'ora con il Prato in vantaggio numerico, Melandri, ancora Garoia, altro miracolo, attenzione perché l'arbitro viene richiamato dal guardaline, attenzione, espulsione per Vincenzo Esposito, Tavano per la seconda palla eventuale. Parte il cross nel mezzo, sempre molto profondo, Carli lo rimette nel mezzo, Gentili, palla che resta lì, ancora Gentili, Matteo Gentili, la ribalta all'ultimo respiro, a 3 minuti dal termine del match, Matteo Gentili per il primo gol in campionato, Corticella 1, Prato 2. E quindi se c'è un giocatore positivo, il gruppo squadra non scende in campo. Dall'altra parte, Tavano, col destro, ancora una volta, Ciccio Tavano, gioco, set e partita per il Prato che la chiude proprio con Ciccio Tavano.
un altro super gol di Francesco Tavano, che arrivano dopo una partita con un epilogo che sa di beffa, molto amaro per il Corticella, ma molto molto dolce invece per il Prato. E finisce così: Prato parzialmente, attualmente capolista, con 6 punti nelle prime 2 giornate, inizia con il piede migliore.